Buongiorno a tutti. Prima di partire vorrei farvi una domanda per capire un po' quanti medici ci sono in questa sala. Alzate la mano. Perfetto, va bene. Adesso vi faccio un'altra domanda. Non è un gioco di intelligenza né un test psicologico. Fuori, durante la pausa caffè, troverete due bocce. In una abbiamo messo dei bigliettini della lotteria e abbiamo creato la boccia in maniera tale che uno su tre è vincente e vincerete 100 euro. Nell'altra boccia invece abbiamo messo uno su due dei biglietti vincenti e vincerete 100 euro. Però a differenza della prima, se pescate il biglietto che non vince, dovete dare alle ragazze 50 euro. Allora, è un sondaggio. Alzi la mano chi pescherebbe nella seconda boccia, quella dove si perde 50 euro e se ne vince 100. Chi pescherebbe nella prima invece? Alzate la mano, tenetela alzata, perché voi state appena dicendo che volete curarvi con l'effetto placebo. E vi spiego perché. Quando io facevo chimica farmaceutica, tutti ci insegnavano che l'effetto placebo funziona in un caso su tre. L'effetto invece del farmaco funziona molto di più, però dà anche gli effetti collaterali. Ora, già quando lo studiavo mi domandavo come mai ci insegnate dei farmaci che funzionano sul 10% dei pazienti e non mi insegnate come funziona il placebo. Ho provato ad arrangiarmi e la prima cosa che mi ha incuriosito è cosa titola Wired, una delle più importanti riviste di tecnologia e scienza americane. Dice: l'effetto placebo sta diventando sempre più efficace e i produttori di farmaci, ne vedo uno qua, disperano, non farebbero di tutto per capire come mai. Allora, che cos'è questo effetto placebo? Guardiamo cosa dice il Ministero della Salute. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, dice che il placebo è una sostanza inerte, tra parentesi, pillola di zucchero. Però, ascoltando adesso Marcello, abbiamo capito che lo zucchero non è poi tanto inerte. E che viene usata per gli studi clinici, per verificare se un farmaco è efficace o no. Perché, visto che in un caso su tre il placebo funziona, le aziende farmaceutiche devono dimostrare che il loro farmaco funzioni di più di quanto non funziona il placebo. E allora, PubMed, ve l'ha spiegata prima benissimo Marcello Pani, la Biblioteca Mondiale, c'è un articolo che dice l'effetto placebo, il placebo è il gold standard, la regola d'oro per testare un farmaco. E poi c'è scritto in inglese Randomized Double Blind Placebo Control Studies, uno scioglilingua, che tradotto in italiano vuol dire studio clinico randomizzato in doppio cieco controllato con placebo. Chi è che ha capito qualcosa? Dai, qualcuno, però i medici di prima non hanno alzato la mano. Cosa vuol dire? Studio clinico, faccio uno studio in clinica, in un ospedale con dei pazienti. Randomizzato, una parola inglese che vuol dire random, a caso, io prendo i miei pazienti, li divido in due gruppi, a un gruppo do il farmaco, all'altro do il placebo, e estrarrò a caso chi finirà in un gruppo e chi finirà nell'altro, randomizzato, in doppio cieco. Vuol dire che né il paziente né il medico sapranno chi sta facendo lo studio col farmaco o lo studio col placebo, appunto controllato con placebo. Cosa voglio dire? Che tutto questo ambaradan è stato creato per arginare l'effetto placebo, se ci pensate, perché bisogna giustamente capire se il farmaco è realmente efficace. E per fortuna, perché, e questo va detto comunque, grazie agli investimenti delle aziende farmaceutiche, comunque la nostra aspettativa di vita è aumentata. Quindi la cosa importantissima non è demonizzare, questo è uno sforzo anche giusto, grazie a loro oggi noi viviamo bene comunque, però vediamo se si può fare un passo in più. La domanda è: si può potenziare l'effetto placebo? Tutta questa mega bugia che creiamo per capire se non funziona era molto nota. Nel IV secolo a.C. Platone, nel terzo libro della Repubblica, scriveva: una menzogna è utile soltanto come medicina per gli uomini, l'uso di tale medicina sarebbe riservato al medico. Interessantissimo. Andiamo avanti, ho fatto un esperimento, ho messo in PubMed, come diceva giustamente Marcello, dei farmaci, l'aspirina, il cisplatino e il 5-fluorouracile, che sono famosissimi chemioterapici, e i probiotici, e ho visto quante ricerche sono state pubblicate da lui, su di loro, quante volte sono stati studiati, in vitro, sugli animali e in vivo. Guardate cosa esce, il placebo è quello più citato in assoluto. Quindi un dato di fatto è che l'efficacia su un caso su tre di placebo è la verità scientifica più consolidata dalla letteratura scientifica. E Forbes, che è la rivista americana che ogni anno pubblica la classifica dei 100 uomini più ricchi al mondo, titola: negli ultimi 30 anni i farmaci messi in commercio dalle aziende farmaceutiche, il 90% di questi, non era più efficace di ciò che già esisteva. Dato di fatto, ripeto. Ma questo non è una critica, vuol dire forse che quel percorso ha raggiunto il massimo,
E adesso bisogna affiancare un altro percorso, avremo la fortuna oggi di scoprire qual è. Vi faccio un esempio pratico e veloce. Corriere della Sera ha provato negli USA un nuovo farmaco contro la sclerosi multipla. Voi, chi l'avesse, spero di no, questa malattia è contento. Ora andiamo a vedere lo stadio, lo studio. Il farmaco si chiama ocrelizumab, è stato confrontato col placebo, due gruppi di pazienti, e che cosa si andava a misurare? Chi aveva un minor tasso di progressione della malattia, per cui più è bassa la colonnina che vedrete, più è efficace il farmaco. Ma se noi andiamo a guardare i dati evidenziati, dopo 6 mesi, 24 settimane, chi ha preso il farmaco ha avuto il 29,6% di progressioni, chi ha preso il placebo il 35,7%, la differenza messa in grafico non è un granché. Questo non sembra il controllo, il confronto tra qualcosa che non funziona e qualcosa che funziona. Ma se rimettiamo i dati ancora meglio, perché un'altra informazione utile è che il dato è importante, ma è ancora più importante come lo presento. Ad esempio, ogni anno in Italia, 60 milioni di abitanti, ci sono 360 morti di influenza. Ma la meningite invece fa un morto al giorno, cioè 360 morti all'anno come l'influenza. Però cambia da così a così. Facendo il calcolo, chi ha avuto un beneficio da placebo, chi ha avuto un beneficio da farmaco, vedete che chi realmente ha avuto un beneficio da questo farmaco, la colonnina più bassa. Questo è dove siamo arrivati. Loro comunque hanno beneficio e comunque, ripeto, le aziende farmaceutiche, la farmacologia ci ha portato a essere qui, ci dà un beneficio reale. Adesso c'è bisogno di integrare e di farci una domanda, ad esempio, ma dietro la parola effetto placebo, che spesso viene anche usata per banalizzare, che principio, che fenomeno della natura si nasconde? Come possiamo studiarlo e come possiamo imparare per dare di più, dare un impulso ulteriore a questa ricerca che su questo filone è già arrivata al top? Una risposta, ne vedremo due oggi, potrebbe essere le proprietà di rigenerazione della vita. Perché questa immagine tra l'altro è molto bella e anzi la uso anch'io quando ogni tanto uno è un po' triste. Un asfalto, l'asfalto ovviamente lo si fa su della terra brulla dove non c'è piante, dopo 10 anni riemerge la vita. È realmente un miracolo, ma quella riemersione potremmo averla tutti noi dentro. Ecco qui, Ippocrate, già citato da lui, medicus curat, natura sana. Tra l'altro, medico cura vuol dire medico che si prende cura e è così in allineamento, conosce così bene le dinamiche della natura che è in grado di aiutare la natura a ritrovare il suo percorso. È un'arte quella della medicina, tra l'altro quest'arte, abbiamo qua dei medici che mirabilmente la portano avanti e vi faccio notare anche la somiglianza tra il dottor Rossaro e questo bellissimo dipinto. Allora, proviamo ad andare avanti. Pnei, proviamo a percorrere una strada. Pnei vuol dire psico-neuro-endocrino-immunologia. Vediamo questa scienza che risposte ci dà alla domanda cos'è il placebo. La PNEI potremmo dire che è l'approccio medico dell'interconnessione. E adesso vi chiedo questa parola, interconnessione, di salvarla nelle note, che dopo ritornerà. Interconnessione della psiche con il sistema nervoso autonomo, con il sistema endocrino e con il sistema immunitario. Voi sapete che abbiamo due sistemi, uno volontario e uno involontario. Quello involontario a sua volta è diviso in due, parasimpatico e simpatico. Ce n'è anche un terzo enterico, ma non entriamo nei dettagli, e fanno ciascuno, uno fa una cosa e uno fa l'opposto, si compensano in un equilibrio perfetto. Questo equilibrio perfetto come si traduce? Il simpatico è attivo quando dobbiamo fare delle cose e ha un'azione catabolica, cioè mangia, consuma la nostra energia per permetterci di fare quello che stiamo facendo durante la giornata. Il parasimpatico ricostruisce e c'è un equilibrio armonico, sincronico tra uno e l'altro. Ogni tanto, quando c'è una minaccia, ad esempio nell'antichità una belva che cacciava e che andava incontro al nostro uomo della caverna, il sistema simpatico si attivava di più, scarica di cortisolo, il sangue viene pompato nelle gambe, nelle braccia, le pupille si dilatano che vedo meglio, la ventilazione polmonare aumenta, corro, scappo, in questa fuga smaltisco il cortisolo prodotto, sono stanco, mangio, mi riposo e mi rigenero. Questo era il ciclo naturale. E il ciclo naturale del cortisolo e della melatonina sono i due ormoni che il giorno si attiva il cortisolo, come vedete alle 6 del mattino, è alto durante la giornata dove dobbiamo essere allerta, poi cala di notte, la melatonina viene secreta la notte e questo ritmo sincronico va avanti fino a che non arriva lo stress. Ma se lo stress è acuto, quindi c'è solo la belva, scappa e finisce, va tutto bene. Ma il cortisolo è chiamato ormone dello stress perché spesso oggi noi viviamo uno stress cronico. Vuol dire che la nostra minaccia è il datore di lavoro, è la ragazza o ragazzo con cui non andiamo d'accordo, non possiamo scappare da quella minaccia, non possiamo smaltire con quella fuga al cortisolo che rimane costantemente, latentemente presente e alla lunga questa produzione di cortisolo crea danni a quasi tutti gli organi del nostro corpo. Aumenta il diabete, è procancerogena, abbassa le difese immunitarie. Pertanto è fondamentale capire questo fenomeno
E poi c'è quella parolina chiave, MUS. MUS vuol dire in inglese Medically Unexplained Symptoms. Sintomi medici non spiegabili, o sintomi non spiegabili medicamente. Cioè, io ho un problema, tachicardia, ed è misurabile, ma il medico non capisce come mai. Una recente sondaggio del King's College University di Londra ha affermato che il 35% delle richieste di consulto medico dal medico di base in Inghilterra, ma probabilmente anche nel mondo, è dato dai MUS. E vi invito anche a guardare questa analogia, 35% e 35% dell'effetto placebo. Ogni cosa è un rovescio della medaglia, nocebo e placebo. Ora, voi immaginate la comunicazione. Quando uno muore, una persona famosa muore di tumore, cosa si scrive? Morto di un male incurabile. C'è una paura così grande che viene caricata in questa cultura generale che noi ci stressiamo cronicamente appena c'è la diagnosi. E questo stress cronico sicuramente non ci fa bene. Questo stress da dove arriva? Dalla cultura generale. E qui, cara Grazia Veronesi, che ha fatto tantissimo comunque per smontare questa cultura e per far capire che la patologia, lo vedremo dopo grazie al professor Biava, grazie a loro che comunque si sono messi in gioco, può essere reversibile. E una caratteristica di chi è cronicamente stressato, e a maggior ragione di chi ha tumore, è la anedonia, cioè vuol dire l'incapacità di provare piacere. Mangio un buon cibo, un buon profumo che annuso. Sì, lo sento il profumo, ma non associo più piacere. E l'incapacità di associare piacere è immunodeprimente. Quindi non stiamo parlando di cose non efficaci. E a questo punto, se l'anedonia è l'incapacità di provare piacere, vi faccio notare questo gioco di parole. Placebo, dal latino, vuol dire io piacerò, placere. E cosa succede se io riesco a riattivare la capacità di provare piacere? Perché ho una speranza, ho un senso, o qualcuno che mi sta intorno. Succede che il mio cervello ha una scarica di ormoni e di molecole come la dopamina, l'endorfina, nelle donne l'ossitocina e la serotonina, sono gli ormoni che trasmettono l'euforia, che trasmettono il piacere, ma che guarda caso aumentano le difese immunitarie, le rafforzano e sostengono quella natura che abbiamo visto prima, è in grado di aiutarci a riparare il danno. E vedremo come i medici ci aiutano a sostenere questi sistemi. Adesso vi faccio anche un'altra domanda. Vi è mai capitato di arrivare a casa la sera stanchi? Non ci avete voglia neanche di cucinare, vi sdraiate sul divano, non volete fare niente. A un certo punto squilla il cellulare, arriva un messaggio, lo prendete. È della ragazza o del ragazzo che vi stuzzica un po', che vi piace. E c'è scritto, ciao, come stai? Sono nelle tue parti, dopo sera, dopo cena, ti va a vederci, bere qualcosa? Wow, tutta la stanchezza sparisce. E dove cavolo erano quell'energia di prima? Ecco la scarica di prima, dopamina, serotonina, è sparita. Ma è questa cosa che ci aumenta le difese immunitarie realmente, un altro studio clinico su Papa, le persone innamorate si ammalano di meno, non è stata data da un farmaco, dalla chimica, da un SMS. E allora la domanda provocatoria è possibile mandare un SMS alle nostre cellule stanche, stravolte, malate, e rivitalizzarle senza la chimica, ma con la fisica? Allora vi invito a fare a rimpicciolirci e andare nell'ultra piccolo e cercare di capire a livello fisico alcuni principi che governano la vita, i processi della vita. Questo approccio è iniziato grazie a Erwin Schrödinger, il fondatore, uno dei padri fondatori della fisica quantistica, che alla fine della sua carriera scrisse un libro, Cos'è la vita? E nell'introduzione proprio diceva, vi domanderete perché un fisico e matematico si interessa di genetica e di biologia. Ma mi sono accorto di un fenomeno. Le cellule, nei miliardi di anni, sono sempre organizzate nello stesso modo. Il DNA è sempre quello, ma la materia che li compone cambia. I processi sono gli stessi, ma la materia cambia. Cosa c'è che lega uno e l'altro? Un altro stimolo che si dice è che noi ogni 7 anni ricambiamo tutto il nostro patrimonio di cellule, più o meno. Quindi noi potremmo affermare tutti qua che non c'è un grammo di materia adesso che avevamo 8 anni fa. Ma chi ha delle patologie croniche, magari l'aveva già 8 o 10 anni fa, le ha ancora. Allora vuol dire che la malattia non è legata solo intrinsecamente alla materia, altrimenti sparirebbe con il ricambio della materia, ma è legata all'organizzazione della materia, ai processi della materia. E chi li guida questi processi? Questo è uno schema, anche semplificato, vi dirò, delle reazioni biochimiche che avvengono ogni singolo istante nelle vostre cellule, che sono quasi 70 miliardi, come ha detto Marcello Pagno. Quindi noi abbiamo un rumore di fondo pazzesco, senza che ce ne accorgiamo. Tutte queste reazioni perfettamente sincronizzate avvengono nelle nostre cellule ogni secondo. E ciascun atomo che compone quelle molecole, a sua volta vibra. Eppure noi siamo fermi, non vediamo nulla di tutto questo.
La farmacologia ha fatto degli sforzi enormi per capire tutto questo. E grazie a questi sforzi abbiamo dei farmaci che, come dei piccoli cacciaviti, entrano in un piccolo ingranaggio. Ma ovviamente io sì, lo posso riparare, ma poi si sregola qualcos'altro. Posso cercare l'ingranaggio a monte di tutti per bloccarlo. E infatti, tendenzialmente, i nostri farmaci, che in greco vuol dire veleno, cercano di bloccare e annientare ciò che non fa bene. La chemioterapia fa questo, la distrugge. Ma abbiamo visto, è arrivato all'apice questa ricerca. Ora deve emergere un'altra colonna che la affianca. E qui, veramente, dopo avremo la grande fortuna di ascoltare il professor Biava, è stato uno dei pionieri nel portare avanti gli studi su come poter risincronizzare, quando abbiamo un problema, tutti questi processi. Adesso vi faccio vedere un'altra immagine. Questo è un chip che abbiamo nei nostri cellulari, un chip con cui possiamo mandare sulla Luna un missile. È esattamente fatto di processi strutturati. È molto meno performante di una cellula, oggi, solo oggi, stiamo parlando di computer a DNA, e per costruirlo questa è la fabbrica che serve. Questa è una realtà, che è la ST Microelectronics. Questo è il laboratorio dove si producono quei chip, e veramente sono vestiti così, non è un laboratorio di biologia. Per fare dei chip, per fare il silicio e renderlo performante, bisogna, per una legge della termodinamica, che l'ambiente all'interno del quale opero per ordinare un sistema, perdonatemi se parlo difficile, deve avere un'entropia minore rispetto al sistema che devo ordinare. Cioè, dove io faccio ordine deve essere più ordinato di dove lo metto, la banalizzo. E allora acqua depurata, super pura, deionizzata, corrente elettrica a manetta, perdonatemi il termine giovane, sforzi enormi per quel cipino che sì, però confronto a questa cellula c'è ancora da fare. Ora guardate la fabbrica di questi processi, la fabbrica di questa cellula, eccola qua, un po' di sole, dell'acqua e un'entropia maggiore rispetto al sistema che andrò ad ordinare. Cioè la vita, i processi della vita seguono esattamente l'opposto di quello che noi stiamo cercando di seguire. E allora la domanda è, e poi capirete perché ci facciamo queste domande sul placebo, come si fa della sabbia, della materia, un po' di acqua, del sole, dell'energia, impastare tutto questo, organizzarlo e arrivare a un corpo così perfettamente sincronizzato, cellule, processi nelle cellule, cellule tra di loro, come quello della vita. Vi faccio vedere un video per qualche secondo. Sì. Allora, in questo video c'è del sale, c'è una lastra di metallo, c'è sotto una cassa che sta emettendo ora una frequenza. Quindi c'è della materia, c'è dell'energia, l'elettricità della cassa e la vibrazione cinetica che viene data a questa lastra, e poi c'è una frequenza che sta veicolando un'informazione, quella di questa forma, e la materia ha seguito. Ora cambiamo frequenza, ho più informazioni che posso caricare e, come vedete, la figura diventa molto più complessa, organizzata in maniera diversa. E la frequenza sale, vado avanti, così non perdiamo troppo tempo. Più sale la frequenza, più complessa è l'organizzazione di questa materia, che piano piano avvicina a somigliare quasi a degli organismi viventi, come vedete. Arriviamo verso la fine, giusto per vedere queste forme, poi chi vuole le trova anche in internet, se riesco. E guardate che forme straordinarie, ricordano in alcuni casi i rosoni delle chiese. Allora, la domanda è, sarà mai, e qui lancio anche la palla a loro, che c'è un qualche cosa, non è un suono ovviamente, ma è legato alla parola frequenza, che organizza questi processi cellulari? E se fosse così, di che natura è? Allora, vi dico che queste cose sono studiate già da tempo. Quando è stato bellissimo, perché faccio un parallelismo con quello che diceva Pane sulla PET, io parlo della risonanza magnetica nucleare. Già la parola risonanza risuona con la musica, con la vibrazione. E cosa fa la risonanza magnetica nucleare? Ascolta, potremmo dire così, risuona con i nuclei di idrogeno del nostro corpo. Siamo fatti per il 99% fondamentalmente di molecole di idrogeno, se ci pensiamo. E vedono quanti sono sincronizzati e quanti sono fuori sincronia. C'è la teoria quantistica dei campi, che non c'entra niente con la fisica quantistica, proprio che parla di coerenza dei campi. E la coerenza è ciò che poi sta alla base del fatto che, nonostante nel microscopico abbiamo miliardi di brulichio di movimenti, noi poi siamo stabili, e dopo vedremo come agisce questa coerenza di campo. La ricerca sta facendo però passi ancora più avanti, non c'è solo la diagnosi. Abbiamo la fortuna di avere Biava e di avere anche il professor Dobrea,
uno dei pionieri nell'applicazione della biologia, della biofisica, nella terapia, non solo nei trattamenti. E guardate, pubblicazioni scientifiche, una recentissima del 2016, ottobre 2016, l'esposizione ad opportuni campi elettromagnetici ultra deboli aumenta e rafforza le difese immunitarie. Esattamente lo stesso meccanismo che abbiamo visto prima quando parlavamo di effetto placebo. Quindi a livello da macrocosmo a microcosmo, questi principi, l'SMS, eccolo qua, posso dare un farmaco, usare la biologia per risincronizzare il sistema, o usare la biofisica, o usare entrambi. Questa è la scienza che sta arrivando ad oggi. Ma poi adesso vi propongo di guardare, di sbirciare dall'occhiolino, di una porta, cosa la ricerca fuori sta facendo, e noi non lo sappiamo ancora ovviamente, però sono delle pubblicazioni. L'Università di Calgary in Canada nel 2016, fine 2016, ha appena pubblicato uno studio, professor Tuczynski, dove sembra che le interconnessioni neuronali del cervello sono anche di natura ottica, cioè ci sono i neuroni che si toccano l'uno con l'altro, quelli che abbiamo visto prima con l'apnea, e si comunicano, ma ci sono anche delle comunicazioni non prossimali, cioè non dirette ma distali, e queste comunicazioni avvengono con impulsi ottici che la scienza ha chiamato biofotoni, cioè fotoni che l'occhio non può vedere ovviamente, ma pacchetti di informazione veicolata sulla luce. Se andiamo avanti, ci sono altri studi. L'Università della California, un anno e mezzo fa, ha pubblicato uno studio dove è riuscita a differenziare delle cellule staminali embrionali, che sentiremo molto parlare adesso con Biava, a differenziare i neuroni semplicemente mandando con della luce delle informazioni biologiche. Ma, ripeto, stiamo parlando di Università della California, non stiamo parlando di controinformazione o quant'altro. E stiamo guardando però dal buco della serratura, mi raccomando. Se tutto quello che abbiamo detto prima è concretamente applicabile, lo vedremo, questo ha da venire. Però non ha tanto da venire la comunicazione con la luce. Wire titola, che tra pochissimo lo vedremo tutti noi, il wifi che usiamo andrà a morire perché verrà sostituito con il li-fi, 100 volte più veloce del wifi. Noi accenderemo una lampadina, ci connetteremo a internet, guarderemo i film e quei fotoni della lampadina ci manderanno tutte le informazioni. Esattamente seguendo gli stessi principi, forse, che già da milioni di anni le cellule seguono tra di loro per sincronizzarsi una con l'altra. E non solo l'università, ma anche la Microsoft, questo l'ho preso dal sito della Microsoft, ha deciso di investire più di 100 milioni di dollari per, ecco cosa dicono, fare con le cellule quello che hanno sempre fatto con i computer, riprogrammare, usare delle informazioni. E il loro modo per sconfiggere il cancro, promettono che entro 10 anni lo sconfiggeranno, semplicemente riprogrammandolo come hanno fatto con le cellule. E qui molta gente si è toccata un po' perché sapete che i computer della Microsoft si bloccano sempre. Però speriamo che non sia così. Adesso vi faccio praticamente quasi l'ultima provocazione. Ora, abbiamo parlato e vi ho chiesto di tenere in mente quella parola, sincronizzazione e interconnessione. Adesso vi faccio vedere un principio banalissimo della fisica, ma che può essere traslato su tutti i livelli di scala biologica. Allora, guardate questo video. Sì. Questi sono dei metronomi. Adesso vengono fatti partire, ciascuno con un tempo diverso. Fondamentalmente, ci parlo sopra, ogni metronomo parte a oscillare con un ritmo diverso, ciascuno fuori sincro, così come fuori sincro sono rispetto al corpo le cellule malate, come quelle del tumore. Casino. C'è una lastra sotto che può oscillare e può simulare quello che dicevamo prima, è un campo uniforme, all'interno del quale sono immersi questi vari metronomi, ciascuno che ha un ritmo diverso di oscillazione. Se andiamo alla fine di questo video, che non va molto bene, ma vedrete, eccoli qua, che si sono tutti sincronizzati. E come è accaduto questo fatto? Questo è un fatto che potete ripetere a casa quando volete, e anzi, voi che fate musica lo potete fare con i metronomi che avete. Questo perché, legge della fisica, se io metto questo campo uniforme, è riuscito a sincronizzare qualcosa che era partito fuori sincro prima. E se noi parliamo di processi biologici e vediamo che la malattia entra quando c'è una desincronizzazione, come guardavamo a livello macroscopico del sistema simpatico col parasimpatico, a livello microscopico o delle cellule con le altre cellule o dei processi intracellulari, è fondamentale, o con la biologia o con la biofisica, riuscire a creare questa sincronia. E ora chiudo con una suggestione. Abbiamo visto con questi veloci voli qualcosa che potremmo chiamare la sintattica della vita,
cioè come i vari processi si uniscono l'uno con l'altro. Però, e forse non è compito solo della scienza, bisogna anche riflettere in termini di semantica della vita, cioè di senso, di significato di tutti questi processi. E quando noi parliamo di semantica e di significato, non possiamo che non pensare al concetto di coscienza. Cosa sia la coscienza è tuttora una domanda di cui non possiamo rispondere, forse rimarrà un mistero. Ci sono vari tentativi di risposta. Uno dei principali parla di interconnessione. Se voi ci pensate, ci sono alcuni folli o sognatori in California che stanno pensando di costruire computer così potenti, così interconnessi da diventare coscienti di sé. Chissà se ce la faranno. Ma se voi ci pensate, anche l'evoluzione è un'evoluzione di aumento di interconnessione. Prima c'erano dei procarioti, tutti divisi tra di loro, si organizzano in colonie, poi in organismi viventi, piante, plancton, batteri, che si organizzano a loro volta, si interconnettono in un microambiente, e così crescendo fino ad arrivare a noi oggi. E noi oggi, nonostante apparentemente alcuni dicono che involviamo, grazie al web ci stiamo ulteriormente interconnettendo, siamo totalmente immersi in questo processo della vita iniziato miliardi di anni fa. E a questo punto, quindi, tocca a noi anche prendere consapevolezza di questo. Quante volte siamo disconnessi da noi stessi? Quante volte questa disconnessione crea un rumore di fondo che impedisce a tutti questi processi di sincronizzarsi? Un'altra risposta, quindi, potrebbe essere che la coscienza è quel campo di fondo, quella lastra che abbiamo visto nei metronomi, che permette la trasmissione della comunicazione tra un sistema e l'altro, tra un processo e l'altro, e permette di sincronizzarli l'uno con l'altro. E quindi vi lascio con queste domande, ovviamente, e a questo punto ci siamo noi, ci sono i ricercatori, ci sono i medici, ma ci siamo anche noi che abbiamo una parte attiva in tutto questo. E l'immagine che ho dietro è quella del tempio di Apollo a Delfi. Delfi, Apollo, era il padre del dio della medicina, Asclepio, e prima di entrare in quel tempio c'era scritto: conosci te stesso. Grazie.